Max Colacci, primo mese di preparazione alle spalle, si è iniziato il 13 agosto, adesso è il 13 settembre, che mese è stato? Un mese molto duro, abbiamo lavorato tanto, soprattutto a livello fisico, tanto in palestra, tanta corsa, insomma abbiamo posto le basi per il proseguo della stagione. Abbiamo iniziato anche a lavorare comunque tecnicamente, perché fortunatamente rispetto all'anno scorso abbiamo iniziato la preparazione con più giocatori, quindi abbiamo già provato varie cose, insomma, a livello tattico abbiamo potuto provare meglio la squadra in previsione degli importanti impegni che avremo a breve. Tu sei uno dei pochi che ha fatto le ultime tre preparazioni, quindi chi meglio di te può dire quali sono state le differenze anche dal punto di vista fisico, tecnico e tattico? Ma diciamo le differenze soprattutto a livello tecnico, perché comunque quest'anno abbiamo iniziato la preparazione, eravamo già in 7-8 elementi e quindi abbiamo potuto lavorare da subito su alcune situazioni, insomma abbiamo potuto provare da subito alcune situazioni di gioco. A livello fisico la preparazione più o meno è la stessa, insomma tanta corsa, tanti pesi, può variare insomma qualcosina in base al ruolo, in base a quello che si è fatto durante l'estate, insomma chi è stato in nazionale e chi no, però le differenze sono state soprattutto a livello tecnico, insomma. Manca esattamente un mese al mondiale per club, come sta la squadra, come sta Max Colacci? Ma io mi sento bene, insomma sono non prontissimo, diciamo, a livello tecnico, che ancora sono un po' appesantito, però insomma, sto lavorando bene per il mondiale e sarò insomma pronto come del resto tutta la squadra, ma non dimentichiamo la Supercoppa che fra un paio di settimane ci vedrà insomma sfidare Macerata, insomma stiamo lavorando, tra la settimana prossima dovrebbero rientrare Jan e Mitter, quindi saremo al completo e potremo lavorare insomma meglio a livello tecnico, saremo al completo e potremo provare insomma la squadra al completo. Un solo pallone, il Mikasa AV200, che però tradizionalmente è più difficile da ricevere, più vantaggi o più svantaggi? Ma sicuramente è più difficile da ricevere, però fortunatamente quest'anno avremo lo stesso pallone per il campionato, la Champions, il Mondiale, quindi questo è un piccolo vantaggio, ci dà la possibilità di lavorare da subito con lo stesso pallone senza doverlo cambiare ogni tre giorni. Per i ricettori forse un po' difficile, però per la squadra credo che sia un vantaggio, perché appunto come dicevo prima da subito abbiamo potuto iniziare a giocare con questo pallone, allenarci con questo pallone, ed è sicuramente un grosso vantaggio.